Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video in cui sfidiamo un giocatore di 2000 e vediamo un po' cosa ne esce fuori. 4 e 5, cavallo F3, vediamo cosa gioca D6, allora una Philidor potrebbe essere, no, però se non sbaglio anche con cavallo F6 si gioca nella Philidor. In questo caso potrei prendere un pedone, semplicemente. Mangiamolo. Quindi pedone gratis si mangia. Ho messo come tempo 5 più 3, quindi ho cambiato. In questo modo dovrei essere più tranquillo nel commentare. E quindi dovrei ridurmi. Vabbè, mi ridurrò comunque sotto di tempo perché è una mia caratteristica. Però chiaramente potrei commentare meglio. Allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiaramente sviluppato l'alfiere in modo tale da liberare la rocco corto. E inoltre abbiamo cambiato l'alfiere Campochiaro perché in questo modo, rimangiando con il pedone, gli creiamo questa debolezza. Infatti il pedone 6 è isolato, non ha pedoni adiacenti nelle colonne adiacenti, e quindi per noi può essere assolutamente un vantaggio. Ora sto pensando, mi sta attaccando il cavallo chiaramente. Posso difendere con alfiere F4, F4 l'escludo, pedone F4 l'escludo perché sennò mi doppierebbe ed è assolutamente svantaggioso per me. Poi F4, però F4 comunque mi inchiodo il cavallo. Secondo me cavallo C4 è anche meglio. Attacco l'alfiere, guadagno un tempo e poi procedo con il mio sviluppo. Cavallo C3, alfiere G5 o E3. Torri dove le metto? Ovviamente nelle colonne aperte. Quindi subito torre alla colonna D1. L'altra torre può anche rimanere nella colonna F. Questo perché? Alfiere G5 o E3. Questo perché? Perché una minaccia come F4 può essere interessante, F4 e G5 per controllare la casa D6 che avamposto. E allora forse alfiere G5 potrebbe avere un senso. Idea cavallo F6, F4, H6, alfiere H4, poi E5, cavallo E4, cavallo D6 e mi sa che mi piace. Alfiere G5. In questo momento evito l'arco lungo, quindi comunque do fastidio. Fa H6, per me va bene, non è una perdita di tempo. Perché? Perché la spinta in H6 fa indebolire questa casa, la casa chiara G6. E quindi in futuro potrei sfruttare questa debolezza, magari mettendogli un cavallo. Cavallo F6, ora io farei torre D1, quindi metto subito la torre nella colonna D e minaccio in futuro F4, E5, cavallo E4, cavallo D6. Guardate che bel piano. Quindi il mio piano sarà quello di espandermi, quindi avere vantaggio di spazio nel lato di re con F4 e E5, fissare la debolezza della casella D6 e occuparla con un cavallo. Quasi sempre le case deboli dovrebbero essere, cioè comunque conviene occuparle con i cavalli, perché il cavallo è in grado di controllare tutte le caselle. Vicine, o meglio, se non vicinissime, non quelle adiacenti, ma per esempio quel colon D6 controllerebbe casa F7, B7 e dà maggiore fastidio. Ovviamente B5 evita tutto ciò. E quindi dove lo portiamo questo cavallo? Lo portiamo o E3 o E3. O E3, allora in E3 volevo portarlo. No, se no in realtà potrei anche fare cavallo D6 scacco. Che forse non è terribile. Inizialmente non, pensavo di non cambiarlo. Però alfiere aperto, torre aperta, attacco due pedoni. Quindi come se li difende. E allora dai, al cavallo D6 scacco. Ok. Re E7, quindi decido di non mangiare, giustamente, sì. Ora E5, cavallo per E5, quindi no. Chiaramente il mio cavallo è attaccato. Sta avendo difficoltà questo cavallo però. In effetti. E5. Vabbè, ho alfiere G3. Se alfiere G3 ci può stare. Sì, dai, alfiere G3. Difendo il cavallo con l'alfiere. Su E5 posso fare cavallo F5. Altre mosse che mi sfuggono? No, non ci sono. E minaccio 5, molto buona. Quindi alfiere G3 è assolutamente la migliore. Ok.
Beh, come vedete, sono già 2 minuti. Qualsiasi tempo metterò, mi ridurrò il tratto di tempo. Devi sapere che io, nelle partite a tempo lungo, quindi quelle operazioni elo-fide, che durano 1 ora e mezza più 30 secondi a mossa, mi riduco comunque con pochi minuti sull'orologio. Quindi proprio non c'è scampo. Cavallo F5 scacco, molto bene. Perché? Perché attacco il pion G7, il re... Ok, devo andare in F7 per difendere il pedone, però comunque la casa F5... No, questa freccia no. La casa F5 è un'ottima casa per il mio cavallo. Ora, dobbiamo un po' reinventarci un altro piano. Allora, certamente raddoppiare non può essere sbagliato, perché la colonna D è aperta, raddoppiamo e in futuro magari entriamo in settima. Altre idee? Non ne vedo, vabbè, tornare in D6 con scacco non faccio granché. Questo cavallo dove potrei portarlo? Purtroppo non ha case buone. Fare un giro allucinante, cavallo B1, D2, D3 per portarlo in C5, ma comunque è difeso. No, e allora raddoppiamo, semplicemente. Forse in D3, no, in D3 c'è cavallo C5, torre D2. O se no, un altro piano dovrebbe essere F4, però mi tengo il pione 4 debole. No, dai, torre D2. Torre D2 mi sembra buona. G6 mi attacca il cavallo. E vabbè, possiamo tornare in E3 tranquillamente. Potrei anche metterlo in D6. Però re 7, torre D1. Sto cavallo è un po' bloccato. E allora facciamo E3. Non c'è problema. Ah, c'è un problema. Perché se mi fa B4 il pedone cade. Questo avrei dovuto vederlo. Ok, non l'ha vista. E allora, forse F3 a questo punto, così difendo questo pedone. O F4 addirittura. F4 sempre B4. F5 stavolta. Anche torre D1 è interessante perché su B4 con la 4 non può mangiare perché cade il cavallo. E allora, facciamo torre D1, cavallo C5 e ora posso fare F3. Torre D1, ok. Mi sono convinto. Ma comincio un po' a velocizzare perché 1 minuto sull'orologio, quindi cerco un po' di velocizzarmi. Ora, in realtà B4 non è terribile, anzi a me forse piacerebbe anche perché questo cavallo in A4 poi in futuro potrebbe saltare in C5. Che ho un po' di problemi a trovare le posizioni migliori per questo cavallo. Forse F3, poi cavallo E2, questa è un'idea. Può essere un'idea. Sì, allora facciamo F3. E su alfiere B6, questo cavallo lo posso difendere con alfiere F2. Ok. Perché questo pedone se no rischiava in futuro di cadere. Quindi meglio difenderlo. Così non abbiamo problemi. Ok. A4. Questo è interessante perché su... Perché... Sì, mi piace. Perché voglio liberare la casa C4. Per il mio cavallo che in futuro vuole tornare in D6, proprio me lo sta chiedendo. E quindi B4 per me è ottima, vado in E2. Come vedete, la casa C4 non è più controllata dal pedone e quindi dopo ci salto. Su alfiere B6 rispondo al alfiere F2, secondo me la farà, quindi già mi preparo in modo da guadagnare qualche secondino. No, non la fa. Mi fa cavallo H5. Vabbè, io glielo darei anche l'alfiere, cavallo C4. Perché in questa posizione, che è abbastanza chiusa, i cavalli sono più forti degli alfieri. Quindi se vuole cambiare, cambia, ok. Va benissimo per me. F4 interessante, in futuro per togliere questo pedone 5. Cavallo D6 pure interessante, però non è che fa granché. Mi propone il cambio di tutto. Torre per, alfiere per... Secondo me si entrerebbe un finale non male, anche se abbastanza complicato. Va bene, dai. 28 secondi. E allora cerchiamo di velocizzarci. Cavallo C1, idea di saltare in B3 per attaccare 5. Però questo cavallo comunque me lo evita. Anche cavallo D3 può essere interessante. Forse cavallo D3 faccio. Cavallo D3. Attenzione perché c'è il pedone A5 sotto. Però non potevo mangiarlo perché mi attaccava il cavallo in C1.
Ok, secondo me il finale è vantaggioso per me. Devo tornare in D8 per difendere il pione A5. E ora faccio F4. No, si è diventato il pione A5. Allora lo mangiamo. E allora, vabbè, qui è chiaramente vinto, perché ho due pioni di vantaggio. Non ci sono grandi problemi, ho soprattutto il pione A4 passato. Che fa? Re D6? No. Mi permette anche di avvicinarmi, per me, anzi meglio. Attacco il pione C6, dovrà difenderlo, io continuo, non lo difende, vabbè, allora mangiamo, perché ora attacco pure il pione B4, quindi su alfiere B2, cavallo B4, ho un altro pione di vantaggio, e infatti ha abbandonato. Ok, direi che è stata una bella partita, molto interessante, e allora ci vediamo alla prossima, ciao, iscrivetevi al canale YouTube, come sempre, per non perdervi i prossimi video, ciao!